Ciao raga, oggi vi spiego la differenza tra comprare il primo skateboard già assemblato e invece farvelo pezzo per pezzo. Vediamo i pro e i contro. Allora raga, una premessa: quando iniziate ad andare in skateboard sicuramente vi farete i conti in tasca, perché comunque lo skateboard costa. Ora noi guarderemo la differenza tra uno skateboard professionale per iniziare e invece costruirti il tuo setup pezzo per pezzo. Nel video raga non terremo in considerazione skateboard di Amazon o Decathlon, ci sono già dei video su questo canale che spiego il perché li sconsiglio. Iniziamo. Allora, questo è uno skateboard già assemblato, nel caso è Cliché, è una marca come tante altre. Uno skateboard professionale di questo tipo è quello per fare i trick in skatepark, in street, su superficie lisce, perché ha le ruote molto ruvide. Siamo su una cifra media di 99 euro. Questo secondo me è il miglior modo per iniziare, perché hai mille grafiche tra cui scegliere, mille modelli tra cui scegliere, di qualità molto molto alta, non hai sbatte di assemblarlo. Se vai in un negozio dove la gente comunque ne sa uno skate shop serio, ti sanno aiutare al meglio. Ora vediamo che cosa spenderesti ad assemblare tu il tuo skate completo. Ok raga, allora prendiamo una tavola di Cliché. Questa è molto simile a quella che c'è sul completo, ha una qualità migliore però è molto simile. Il prezzo della tavola è comprensivo di grip, perché nel nostro skate shop il grip è sempre omaggio. Prezzo della tavola 49,99. allora, il track è la parte più importante dello skateboard, come vi ho già detto mille volte. Quando voi comprate uno skateboard già assemblato, i track sono buoni, però se voglio farmi un setup io, assemblarmelo io, vado su un track un po' più figo. In questo caso sono gli Indy, 72 euro al set, cioè alla coppia. Mettiamo una ruota, in questo caso sono le Sushi, stessa qualità di quella che c'è un completo, 19,99. Cuscinetti raga, anche qua stesso discorso dei track, mettiamo magari un qualcosa di un po' più bellino. Questi sono i GPS di Independent, 16 euro. Per finire, le viti normali Independent, 5 euro. Ora raga, facciamo la somma di quello che abbiamo speso e vediamo. Tavole grip 49 euro. Poi abbiamo i track 72, ruote 19, cuscinetti 16 e le viti 5 euro. Questo raga è il totale. Insomma, 161 euro è una bella differenza. Raga, potete anche fare una cosa: potete mettere, se volete risparmiare, gli stessi track che c'è sul completo. Quindi con i track Tensor spendete 48 euro al set, alla coppia. Il totale quindi vi verrebbe 137 euro. Comunque state pagando di più per avere lo stesso skateboard in questo caso. Quindi raga, il consiglio è: se dovete iniziare, iniziate sempre con uno skateboard già assemblato. Se dovete farvi il vostro setup, allora vi conviene spendere di più per avere qualcosa di figo. Ma quanto costa un setup figo nel 2023? Vediamolo assieme. Allora, prendiamo una tavola Polar, che è un ottimo marchio. Questa è 68 euro. Dimenticavo di dirvi che il grip da noi è sempre compreso, quindi lo pagate zero. Track, stiamo sugli Indy, track più venduti al mondo, 72 euro. Ruote, Spitfire, le Formula 4, quelle con la mescola più figa, 53 euro. Cuscinetti, raga, non si può sbagliare, i Bonds, i Reds, 28 euro. Viti, raga, le stesse di prima, Independent 5 euro. Questo raga è il totale. Certo, 226 euro è una bella cifra, però vi voglio ricordare ancora la differenza. Vediamo un attimo assieme velocemente. Allora, all'inizio uno skateboard completo per principianti professionale va più che bene. Ripeto, zero cose su Amazon, non consiglio neanche Decathlon. Poi ognuno ha la sua, non mi rompete le palle nei commenti dicendo che sono di parte, perché non è vero. Secondo raga, se ci state dentro è sempre meglio farvi un proprio setup, ma se siete di un livello già intermedio, perché all'inizio tra uno skateboard da 99 euro e uno da 200 non sentite sta gran differenza. Certo, quello da 200 ha una sterzata differente, perché in questo caso monta gli Indy, però raga, all'inizio partite con qualcosa di già assemblato di qualità. Ci sono molti marchi che vi consiglio: Blind, Cliché, Globe, Ghetto Blaster, Santa Cruz, ne avete una marea veramente. Quando siete a un prezzo medio di 99 euro, raga, vi dico che siete a posto. Raga, allora spero che il video vi abbia aiutato a scegliere, a chiarirvi un po' le idee. Fatelo magari anche vedere un amico se all'inizio ha un po' di dubbi. Se volete seguirci, iscrivetevi qua sotto e lasciateci un bel like. Bella!